Tutti noi conosciamo una risoluzione, giusto? Full HD, Quad HD, 4K. Ma perché a noi giocatori e appassionati di informatica interessa così tanto? Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G e oggi parliamo di risoluzione. La risoluzione è il numero di pixel interni a un'immagine o un video. In questo video prenderemo come esempio però solamente il 16 noni perché esistono molti tipi di aspect ratio. Cos'è l'aspect ratio? È semplicemente il formato del vostro video. Vi faccio un piccolo esempio. Se dividete il numero 16 per il numero 9, appunto 16 noni, avrete un risultato di 1,7 periodico che noi andremo ad arrotondare con 1,78. 1,78 è lo stesso numero che ottenete se dividete 1280 per 720, 1920 per 1080, 2560 per 1440 e 3840 per 2160. Ma perché ci sono proprio questi numeri? Diciamo che da circa una decina d'anni, diciamo 12-13 anni per essere precisi, gli schermi hanno cominciato ad assumere un formato diverso. Prima si giocava e si guardavano contenuti sulle televisioni 4 terzi. Avete presente quei cubi così bruttissimi, pesantissimi a tubo catodico? Ecco, quella lì è una televisione in 4 terzi. Il 4 terzi è comunque utilizzato anche oggi come aspect ratio o formato preferito da alcuni videogiocatori, soprattutto giocatori di vecchio stampo, quali giocatori di Quake ad esempio, perché il gioco appunto fu sviluppato in 4 terzi e risulta non più bello graficamente in 4 terzi, ma risulta più giocabile, più semplice da giocare. Per definire una risoluzione si prende come punto di riferimento il numero di pixel sulla linea verticale dell'immagine. Ad esempio, questo video è girato in 4K, quindi 3840x2160, quindi questo video sarà in 2160p. Ecco perché esiste il 1440p, esiste il 1080p, esiste il 720p. Ma cosa otteniamo se moltiplichiamo questi numeri? Abbiamo il numero di pixel totali in quell'immagine in formato 16 noni. Ad esempio, vi faccio un piccolissimo esempio, questa fotocamera con la quale sto registrando riesce a scattare una foto fino a 24 megapixel, quindi 24 milioni di pixel saranno presenti nell'immagine finita. Ora, 24 milioni di pixel è davvero tanto di più rispetto al 4K, stiamo parlando circa di 3 volte in più, perché il 4K, se andiamo a moltiplicare 3840x2160, abbiamo circa 8 milioni di pixel che vanno a formare un'immagine. Per una sola immagine, quindi una foto, è al giorno d'oggi molto semplice, ok? Per qualsiasi aggeggio, anche praticamente il vostro telefono riesce a fare foto addirittura a 108 megapixel, ok, quella è interpolazione, ma poi ne parleremo casomai in un video apposta. Anche il vostro telefono riesce a scattare foto fino a 12 megapixel o comunque qualcosina di più. Per invece un video il discorso è un pochettino diverso. Infatti una scheda grafica, parlando del PC gaming, deve renderizzare in tempo reale, cioè ricreare in tempo reale, ad esempio 8 milioni di pixel se stiamo giocando in risoluzione 4K, con, diciamo, una frequenza stabile, e si parla di frame rate. Io vi consiglio di andare a vedere il mio video precedente che parla di quanti frame al secondo riesce a vedere l'occhio, e ve lo lascio qui nella scheda. Più alta è la risoluzione, maggiore è la definizione dell'immagine. Che cos'è la definizione? È la quantità di particolari che noi possiamo scorgere in una foto, appunto, o in un video. Ovviamente, penso sia la palissiana come cosa, più una foto è definita, più un video è definito, più piacevole è per l'occhio che, come detto nel video precedente, ha una risoluzione di oltre 500 megapixel. Ovviamente, più pixel significa più lavoro per la scheda grafica. Adesso noi dobbiamo scegliere una scheda grafica appunto in base alla risoluzione a cui andiamo a giocare. Per esempio, quest'anno è uscita la serie 3000 di Nvidia. Se si riuscisse a trovare, sarebbe la 3080 un'ottima scheda per giocare in 4K a 60 o più frame al secondo. Ma se vi dicessi che ad un certo punto qualsiasi risoluzione potrebbe essere scambiata per 4K, 2K, 1080p o 720p, mi prendereste per pazzo? No, davvero, mi prendereste per pazzo?
aspetto, rispondetemi, davvero rispondete. C'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, e cioè la diagonale del vostro monitor. Perché se voi avete seguito qualche mio video precedente o qualche live su Twitch, link in descrizione, io dico spesso, in Full HD va bene semplicemente un monitor a 24 pollici, oppure in 2K va bene un monitor da 27 pollici. Per il 4K bisogna andare almeno sui 32 pollici per andare a godere dei benefici visivi. Ma perché questa cosa? Beh, dobbiamo contare un numero davvero molto interessante che viene definito PPI, cioè pixel per inch. Questo numero sta ad indicare la densità di pixel per pollice quadrato. Ok, quindi in un quadrato che misura 2,54 cm per 2,54 mm bisogna che ci siano almeno 300 pixel per, ecco, permettere all'occhio umano di non distinguerli individualmente, quindi pixel per pixel, e darci l'idea di un'immagine praticamente reale senza che sia formata appunto da questi quadratini luminosi. Come mai questo numero? Beh, diciamo che sono stati fatti degli studi e soprattutto questo brevetto è stato portato da Apple. Infatti Apple è stata una delle prime produttrici a mettere sul mercato uno schermo chiamato Display Retina. Perché retina? Perché secondo Apple la nostra retina, cioè la parte dell'occhio, la parte interna all'occhio sulla quale si va a stampare l'immagine riflessa del cristallino, ha una definizione tale che se vede un numero superiore a 300 pixel in un pollice quadro non riesce appunto a distinguerli individualmente. Ma c'è un'altra cosa da mettere in conto, e cioè la distanza dallo schermo. Perché ragazzi, noi tutti quanti utilizziamo uno smartphone, ok? Se utilizzassimo uno smartphone da questa distanza, beh, io sono certo che, a parte che è difficilissimo mettere a fuoco a questa distanza, ma sono certo che chi ha una vista davvero davvero buona riuscirebbe a distinguere i vari pixel. Ecco perché bisogna contare fondamentalmente tre fattori quando si parla di definizione dell'immagine, cioè la densità di pixel, la diagonale dello schermo e la distanza dallo schermo. In descrizione vi lascio comunque un sito che può dirvi se il vostro display è retina compatibile oppure no. Ma tornando al topic principale, ad una certa distanza qualsiasi risoluzione può essere paragonabile al 4K perché l'occhio non vede la differenza. Vi faccio un piccolissimo esempio. Il monitor che sto guardando in questo momento è un 2K, quindi un Quad HD, a 27 pollici di diagonale, e io sono seduto più o meno a, saranno 60 cm di distanza. 60 cm di distanza per questa diagonale e questa curvatura di schermo, perché ha una piccolissima curvatura, sono abbastanza affinché io non riesca a vedere i pixel in maniera individuale. Ma secondo la tabella che vi sto facendo vedere in questo momento, io dovrei stare un altro po' indietro. Sapete perché io non distingo i pixel? Perché porto gli occhiali, perché la mia vista non è perfetta al 100%. Questa tabella in pratica mostra quanto una persona con una vista perfetta debba stare lontano da uno schermo per non vedere più la differenza tra 1080p, 2K, 4K e potenzialmente anche l'8K. Ragazzi, per dirla in soldoni, se voi prendete un video in 480p su uno schermo a 20 pollici, alla distanza di 2 metri non sarà distinguibile da uno schermo in 720p, uno schermo in 1080p o uno schermo in 4K. Se invece stiamo a un metro e mezzo da uno schermo di circa 20 pollici, noi non riusciamo a distinguere il 720p da 1080p e 4K. Il 480p riusciamo a vederlo a quella vicinanza. Se invece prendiamo uno schermo in 1080p, non riusciamo a distinguere la differenza dal 4K da un metro di distanza. E se invece prendiamo uno schermo 4K, non riusciamo a vedere praticamente la differenza con uno schermo a risoluzione più alta a partire da mezzo metro. Che cosa significano questi dati, ragazzi? Significano che l'occhio umano ha un limite, cioè un limite fisico, che è un limite di distanza. È lo stesso caso di quando siete in aereo, sorvolate una città e vi sembrano tutte le cose, vi sembrano dei blocchetti Lego, perché siete troppo distanti dal
dal capire i particolari di ciò che vedete a terra, ovviamente poi lo sappiamo che a terra ci sono delle case, ma comunque sono troppo lontane per vederne i particolari. Ma perché, ripeto, per noi giocatori è così importante conoscere questi dati? Raga, perché noi siamo molto vicini allo schermo. Come ho detto, io sono a circa 60 cm da uno schermo. Magari uno schermo in Full HD sarebbe meno esteticamente bello da guardare, perché appunto io riuscirei a notare individualmente i pixel. Ecco perché gli schermi ad alta risoluzione hanno cominciato ad essere una realtà nel PC gaming, ed ecco perché stanno uscendo schede grafiche che riescono a spingere anche videogiochi in 4K e a risoluzioni superiori. Ovviamente ragazzi, i dati mostrati in questo video possono essere applicati a qualsiasi tipo di schermo, che sia uno schermo di telefono, che sia una TV o che sia appunto un monitor per PC. Quindi ragazzi, conoscendo questi dati, beh, volete spendere più soldi per un monitor 4K quando casomai un 1080p alla stessa distanza vi dà la stessa resa grafica? Pensateci un attimo. Per concludere il video, la risoluzione è effettivamente molto importante, a noi interessa per la resa grafica, ma semplicemente a determinate diagonali di monitor. Ragazzi, io devo ringraziarvi per il supporto che avete dato al video sugli FPS, grazie mille. Sono certo che nelle prossime settimane uscirà un altro video che parlerà di FPS, latenza, refresh rate sui monitor. Purtroppo non avendo la tecnologia per testarli come si deve, farò una raccolta generale di informazioni che ci sono con prove, attenzione, testate quindi su YouTube, su internet in generale, e vi porterò un pochettino di dati molto 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 interessanti. Io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, tutti gli iscritti che ci sono stati nelle ultime settimane. E che dire ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!